Appena tornato dal ritiro con l'Area Zero Pro Team, che effetto fa aver firmato il primo contratto da professionista? Ma il primo contratto l'abbiamo firmato proprio a mezzanotte, quindi ho dormito poco quella notte. È stata una serata bellissima, mi sono addormentato con il sorriso e mi ci sono anche svegliato. Era una cosa di cui tenevo molto e sarà un onore fare parte di quel mondo dei professionisti. Tu vieni da un settore giovanile davvero importante, quello da Polisportiva Albergo, che ha sfornato talenti come Daniele Bennati, Alessia Martini. Proprio con Alessia c'è un arrivo particolare, insomma, che hai condiviso con lei, giusto? Sì, era l'arrivo davanti a casa sua, siamo arrivati insieme e abbiamo fatto un arrivo a braccia unite, l'uno con l'altro arrivando, diciamo, in ex aequo, staccati dal gruppo. Con lei ho dei bellissimi ricordi rispetto a quel periodo. Senti, che squadra è l'Area Zero Pro Team? Area Zero Pro Team è una squadra nuova, è nata quest'anno e ha dei principi in testa molto elementari, che però sono le basi secondo me per un ciclismo pulito e praticamente cercando di migliorare tutto, sia sull'aspetto fisico che emotivo, appunto affrontando dei test e allenamenti di mental training e quant'altro. Senti, quali sono le tue caratteristiche come ciclista? Diciamo non mi definisco uno scalatore, un po' per il resto provo a difendermi e se arrivo in volata provo a dire la mia. Ci sono delle persone che vuoi ringraziare per averti aiutato a raggiungere questi livelli? Ringrazio tutti i team in cui sono stato, dove sono nate amicizie e mi hanno aiutato appunto a crescere sia come atleta che come persona. Ringrazio la mia famiglia che mi è stato tanto d'aiuto nei momenti difficili e la mia ragazza che dopo 3 anni e mezzo sa cosa vuol dire essere vicino a un ciclista.